Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria di Pescara. In collaborazione con Rete 8 parliamo nella puntata odierna di Start Impresa, il progetto dedicato alle idee che creano opportunità. In tal senso vale la pena ricordare che si è conclusa la 12ª edizione del corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria promosso dalla sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara. La cerimonia conclusiva si è svolta lo scorso 10 febbraio e abbiamo in studio alcuni dei protagonisti, quindi passo immediatamente a presentare gli ospiti. In collegamento abbiamo Joseph Balerna, che è il vincitore della 12ª edizione di Start Impresa. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. In studio abbiamo Paolo Campana, gradito ritorno, vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera, buonasera. E ancora Regina Nardini, che è la vincitrice del premio speciale Sonia Pantoli della 12ª edizione di Start Impresa. Buonasera a lei. Buonasera. Ancora un altro ospite, abbiamo Bruno Denisco, che è un inventore nonché consulente all'innovazione tecnologica in Tecnoidea SRL. Buonasera a lei. Buonasera. Questi sono i nostri ospiti, con loro andiamo a scoprire esattamente, entrare nel merito di Start Impresa, e la prima domanda va all'ingegner Campana, al quale ovviamente chiediamo tutto su questa iniziativa che riesce a fare seguaci sempre più nel corso delle varie edizioni. A lei. Bene. Innanzitutto voglio esprimere a nome di Confindustria la mia soddisfazione, perché questa tornata è stata veramente significativa. Abbiamo avuto un grande numero di partecipanti e anche un grande numero di elaborati finali. Il concetto di Start Impresa è estremamente semplice. Chiunque ha un'idea che sia soggetta a uno sviluppo imprenditoriale può partecipare insieme a noi, e noi lo portiamo per mano attraverso un percorso di formazione. Non ci sono vincoli di età, di sesso, di competenze iniziali. È chiaro che un po' di competenze digitali sono utili per poter poi fare gli elaborati, quindi diciamo Excel, Word, eccetera, ma non sono assolutamente indispensabili. In teoria si può produrre un documento anche scritto a mano, volendo. E il corso dura circa 70 ore ed è composto da tutta una serie di moduli, ne abbiamo 8 webinar, 2 laboratori, più di una decina di presentazioni da parte di imprenditori che raccontano i loro successi, i loro insuccessi, e quindi sono proprio carne viva, esperienza viva per tutti i ragazzi. Il filo conduttore Start Impresa è il business plan, cioè il business plan è la proiezione nel futuro di che cosa diventerà questa idea imprenditoriale. E i corsi sono fatti apposta per aggiungere tasselli a questo filo conduttore, in maniera tale che tutte le voci che compongono un business plan vengono così trattate. Parliamo di finanza, di economia, di contabilità, di marketing, di presentazione, eccetera, eccetera. Noi ovviamente non abbiamo la pretesa di fare degli imprenditori in 4 mesi, questo non è possibile, però noi diamo loro una cassetta degli attrezzi. E la cassetta degli attrezzi è la cosa base per poter lavorare. Quantomeno nell'acquistare una cassetta degli attrezzi devo studiare gli attrezzi, e questi mi serviranno per il futuro. Bella questa introduzione, che ci consente di andare in collegamento da Balerna, che ci spiegherà qual è l'idea imprenditoriale che è stata appunto premiata, e quindi ci dica tutto di questa sua esperienza. Il progetto nasce di fatto dall'origine concettuale, che è la sorgente del fiume Foro, e da questa sorgente e dal bosco che circonda questo posto meraviglioso
nasce l'idea. Fondamentalmente il bosco ha bisogno di manutenzione per poter sopravvivere e per poter crescere in maniera armonica. Quindi il progetto alla base, l'esigenza alla base di questo progetto è quella di carattere energetico, quindi trasferire calore dai mesi estivi a quelli invernali, dal giorno alla notte, accumulare energia in maniera ecologica, rinnovabile e sostenibile, con l'ambiente e a favore del territorio. Vi è anche un problema di carattere ergonomico, quello di una popolazione che invecchia e la gestione della legna che a volte è pesante e difficilmente fruibile. Quindi gestire stufe e termocamini non è sempre un'esperienza semplice. La CEV Foro, e questo è il progetto, quindi la comunità energetica Valle di Foro, è un progetto di impresa per la produzione di pellet di classe 1. La materia prima ovviamente proviene da legna vergine che viene triturata, quindi dal cippato, e per compressione si ottiene poi il pellet, che è legato attraverso la lignina, che è l'elemento del legno. Quindi non è nuovo questo processo, però nelle modalità di produzione c'è l'innovazione di questa idea. Quindi l'abbinamento di due classi di energia rinnovabile abbinate assieme e quasi a intersecarsi. Quindi abbiamo energia proveniente dal sole, che attraverso il fotovoltaico alimenta l'impianto di produzione, e la biomassa, che è proveniente dal cippato di faggio, che è la materia prima. La particolarità di questo pellet fondamentalmente consiste nel fatto che è prodotta senza l'utilizzo di energia elettrica della rete esterna, in completa neutralità carbonica. La produzione quindi segue i ritmi del sole e della natura e non segue il profitto ad ogni costo. Voglio ribadire che il pellet non inquina, è una sostanza che produce un minimo di quantità di anidride carbonica, e il fabbisogno di legname non è eccessivo per le dimensioni di questo impianto, ma può provenire dalla normale manutenzione del bosco e dall'attività di prevenzione antincendi. Il progetto ha un chiaro obiettivo di carattere ambientale, ma anche una cifra economica importante. Si tratta di riadattare una struttura già esistente e quindi abbinarlo a un impianto di fotovoltaico che va realizzato e installare dei macchinari per la produzione del pellet. Quindi la cifra economica di questo progetto ha una certa importanza, ma lo è altrettanto significativo il rendimento. Però oltre alla connotazione ambientale ed economica, c'è una connotazione di carattere sociale e lavorativo che riguarda il territorio intorno a questo progetto. Quindi tutti i legnaioli potranno conferire e partecipare a questa che è una comunità energetica, conferendo il loro legname. Anche gli stessi privati potranno portare il legname e avere in contropartita una percentuale in pellet, e anche i coltivatori potranno conferire il cippato proveniente dalle potature e dalle ramaglie e da tutto quello che produce la campagna, e che non è più scartato ma viene riciclato in questo processo. Quindi un processo di comunità che ha un aspetto anche sociale importante, perché vogliamo in qualche modo rilanciare alcune professioni come quelle del legnaiolo, che facevano parte della fortuna di paesi come Pretoria e di molti altri paesi di montagna. Quindi i legnaioli vedrebbero riacquisire una certa importanza in questo processo, perché le nuove generazioni abbracciano malvolentieri questo tipo di lavoro, perché è particolarmente gravoso. Quindi in questo progetto c'è il connubio dell'ambiente, un aspetto e una cifra economica importante, ma soprattutto un aspetto socio-lavorativo che darà lustro al territorio pedemontano. Decisamente, grazie Balerna, e ancora complimenti per questo premio e soprattutto per questa idea che si inserisce appunto in quel nuovo ambito, che in realtà non è tanto nuovo, della green economy e dell'economia circolare. Grazie per l'intervento. E da una idea passiamo ad un'altra ad alta connotazione femminile, doppiamente femminile, perché la ideatrice è Regina Nardini, che si è aggiudicata il premio offerto da Proger in memoria ad una collaboratrice scomparsa prematuramente, Sonia Pantoli. Quindi ci dica tutto di questa idea.
Grazie per questa opportunità, vi spiegherò immediatamente che cosa prevede questo brand. È un brand molto innovativo per alcuni aspetti, perché riguarda la femminilità della donna, riguarda l'espressione della donna e il voler essere unici. La scarpa fondamentalmente è una scarpa semplice, dove la cliente può scegliere che cosa inserire per esprimere proprio il suo essere, la sua bellezza, la sua natura. È un brand nato da un'esperienza, ho sempre amato la scarpa, ho sempre portato un tocco sulle mie scarpe sia da quando ero ragazza, amavo molto personalizzare le mie scarpe e quindi questa cosa, diciamo, oggi mi ha portato anche a riportarla per le altre donne, cosa importante. Questo brand sicuramente sarà di facile intuizione perché porta a poter esprimere ogni donna la sua bellezza interiore ed esteriore. Potrà avere tante possibilità per i loro momenti speciali, per momenti unici, red carpet, collaborazioni anche con altri brand come abbigliamento e quant'altro. Quindi credo che questo sia per il nostro territorio anche una cosa nuova, visto che abbiamo tanti brand che fanno altre tipologie di moda come abbigliamento e quant'altro, ma le scarpe qui non ne abbiamo. Quindi ho pensato che portare anche questo piccolo spazio di moda in Abruzzo sarebbe una cosa speciale per noi donne, per me e per tutta la comunità. Ma concretamente, curiosità ovviamente femminile, e come si riescono a personalizzare? C'è l'aggiunta di, non lo so, di adesivi, l'aggiunta di elementi che rendono particolarmente customizzati, adoperiamo questo termine, sì. Il tutto? Allora, la scarpa è sempre brandizzata Regina Nardini, dopodiché ci sarà il mio supporto tecnico, ciò significa che io ho fatto già delle possibili personalizzazioni, ma la cliente può decidere tranquillamente di mettere altro, ciò che significa, io oggi ne indosso uno che l'ho chiamata Identity. Identity permette di inserire le proprie iniziali sulla propria scarpa, su varie varianti, che ovviamente non è possibile in questo momento vedere, ma giustamente si possono mettere perle, piume, come nel caso della mia scarpa, strass, qualunque cosa, e anche fare altre lavorazioni, perché essendo un lavoro totalmente manuale, mi dà proprio la possibilità di entrare in prima cosa in empatia con la cliente e seconda cosa creare dei pezzi unici. Ci saranno sicuramente pezzi unici che nessun altro avrà. Questo già mi è successo e spero che succederà sempre di più. E quindi questa è la peculiarità di questo brand. Complimenti. Grazie. Ce l'auguriamo anche noi che possa prendere lo slancio che merita. Adesso passiamo all'altro ospite, quindi Bruno Denisco, che rappresenta un'azienda associata, iscritta a Confindustria Chieti Pescara, collabora attivamente con Start Impresa e sicuramente ci darà il suo punto di vista relativamente a questa iniziativa. Prego, a lei la parola. Grazie della domanda. Descrivo brevemente quello che è Tecnoidea. Tecnoidea è una PMI innovativa che realizza delle soluzioni innovative in mercati professionali e industriali, a differenza magari di società similari che invece lavorano a commessa. Questo perché noi partiamo normalmente da quello che è un'idea oppure un problema da risolvere e andiamo a verificare quel particolare mercato, andiamo a verificare anche la presenza di competitor oppure di soluzioni già presenti o eventualmente brevetti che possano ostacolare la nostra attività. Quindi abbiamo negli anni definito una rete abbastanza vasta all'interno della quale ci sono università anche abruzzesi oppure singoli professionisti, stessi ingegneri. Abbiamo realizzato a Pescara una commissione all'interno dell'Ordine degli Ingegneri di cui fanno parte proprio sull'innovazione. Quindi abbiamo una serie di possibilità di partenariato. In questa nostra analisi noi andiamo a verificare anche quella che è la sostenibilità del progetto
e anche la possibilità di avere incentivi, agevolazioni e di proteggere a posteriori la nostra idea con proprietà industriale adeguata. Allora, proprio da questa esperienza abbiamo ad esempio creato quello che è un nostro prodotto che si chiama Control Paint, che è un sistema industriale per il controllo qualitativo delle vernici. Questo negli anni è diventato uno standard, posso dire, internazionale, ha vinto premi nazionali e internazionali, ma soprattutto ci permette di collaborare con quelle che sono le due multinazionali di settore. E questo un po' noi riportiamo in Start Impresa, ossia quella che come costruire una strategia, andando a focalizzare la nostra attenzione soprattutto su due aspetti, quella che è la proprietà industriale e come difendere, quelle che sono le agevolazioni o le fonti di finanziamento. Risultano degli argomenti chiaramente interessanti, soprattutto perché inizia un'attività o un'impresa, e a questo associamo anche la nostra esperienza, ma anche libri. Dovendo consigliare un libro che noi citiamo e spieghiamo, posso citare proprio Strategia Oceano Blu, che è uno dei libri più interessanti per chi inizia un'attività. E secondo me è davvero un libro da leggere, anche perché è uno di quei pochi libri da cui non verrà mai tratto un film. È molto interessante questa citazione, questo riferimento alla strategia dell'Oceano Blu, che ricordiamo fa riferimento fondamentalmente alla necessità di differenziarsi guardando da un altro punto di vista il proprio business, e quindi creandosi una nuova nicchia di mercato laddove non c'è effettivamente una opportunità al momento, quindi in qualche modo costruirsela. È un libro decisivo per chi desidera fare l'imprenditore o per chi già lo fa e comunque ha bisogno di nuovi spunti. E con questa considerazione mi piace passare all'ingegner Campana, al quale desidero chiedere: Start Impresa, quali altri ambiti ha esplorato in questa edizione e quali sono i vantaggi concreti per chi ha partecipato e per chi parteciperà anche in futuro? Prego, ingegnere. I vantaggi di Start Impresa sono tantissimi. Allora, innanzitutto un primo vantaggio è quello di essere che i partecipanti sono seguiti da imprenditori diciamo di lunga esperienza, e di poter affrontare tanti temi in tempi concentrati su varie ottiche. Questo è un vantaggio enorme che è difficile ottenere in altri luoghi e con altri sistemi. Un altro vantaggio è che noi continuamente cerchiamo di migliorare e di affinare il nostro prodotto, chiamiamolo prodotto o progetto. Per esempio, quest'anno, anche sulla base dei suggerimenti dei partecipanti degli anni precedenti, abbiamo introdotto un modulo di coaching che è stato particolarmente apprezzato. Abbiamo introdotto un modulo chiamato Business Game, cioè un gioco economico in cui abbiamo suddiviso i partecipanti in squadre che rappresentavano delle aziende che tra loro competevano per conquistare il mercato. Quindi questa è stata per esempio un'occasione sia di applicare quello che si è imparato e sia anche di fare comunque networking tra le varie persone. Non dimentichiamo poi il fatto che noi gestiamo il progetto su una piattaforma ibrida, cioè una piattaforma anche di formazione a distanza, per cui è possibile partecipare in presenza e partecipare a distanza. E comunque la piattaforma è un luogo in cui le persone possono depositare i documenti, avere un'interazione con i docenti, parlare tra di loro, fare networking, che secondo noi è una cosa molto importante in questo ambito. Però, tutto sommato, il vero premio è che queste persone si formano, questo è il vero vantaggio. Parlando in termini un po' più, diciamo, materiali, i premi sono diversi. Come dicevamo, c'è un primo premio che ha un valore di 2.000 euro, offerto da Proget al vincitore dell'evento, del corso. C'è un secondo premio, come lei già citava, intestato a Sonia Pantoli. C'è un premio legato alla mentorship offerto da Confindustria.
c'è un premio di spot offerto da ISAF, c'è un premio destinato a, diciamo, a utilizzare un help desk professionale, un training diciamo, social media e così via. Ma molto interessante, e questo vale per tutti, è la possibilità di fare dei pre-screening offerti dalla società InnoValley, sia per un percorso di incubazione e sia per un percorso di finanziamento da parte di Invitalia, per esempio, di altre società che fanno factoring. Bene, un ultimo punto mi pare che sia quello di altre figure che hanno partecipato al concorso e che meritano comunque una citazione da parte nostra. Ricordo Mariano D'Amico, che ha presentato un progetto per la formazione di prodotti ad alta tecnologia e, diciamo, non facilmente reperibili, come ricambi per esempio, prodotti utilizzando la stampa 3D su materiali riciclati. Ricordiamo Federico Evangelista, che ha studiato un sistema di sensoristica da applicare alle attrezzature delle palestre per aggiornare queste attrezzature e rilevare i dati di chi si allena, trasferire poi questi dati sullo smartphone e quindi con questi gestire, approfondire, fare dei report sulle attività che ognuno fa. Ricordiamo Simone Giancaspero con il progetto Scuma, che è un progetto destinato a consulenza progettuale a 360 gradi su progetti di sostenibili dal punto di vista ecologico e green. E da ultimo un giovanissimo ventenne, Valerio Verrigni, che ha presentato un progetto invece in ambito turistico. Un progetto, come dice lui, ad alta adrenalina, in cui vengono offerti soprattutto ai giovani possibilità di usufruire di sistemi marittimi, chiamiamoli così, come il parasailing, il fly fishing, il banana boat ed altri, il tutto utilizzando imbarcazioni assolutamente ecosostenibili. Quindi, diciamo, come vedete, un panorama estremamente variegato di progetti, che è proprio la forza di Start Impresa. Sembrava assolutamente giusto soffermarsi un po' di più su questi dettagli che ci fanno capire quanto sia articolato questo progetto. Mi piacerebbe andare dal ospite in collegamento per capire da lui esattamente quali sono stati gli aspetti di Start Impresa nella fase della formazione che ha apprezzato di più. Giusto un flash, Balerna, a lei. Per me, che provengo da un'altra esperienza, è stato molto importante avere i rudimenti, gli attrezzi, come sono stati definiti, per cominciare questa mia attività nel campo dell'imprenditoria. Quindi ho ricevuto e ringrazio, e sono grato a Confindustria, i concetti base per poter esprimere la mia idea in maniera compiuta in un campo che è diverso da quello mio di provenienza. Quindi un'opportunità e una possibilità che io ho tantissimo apprezzato, perché questa formazione erogata in questa maniera colloquiale ma assolutamente necessaria e utile mi è stata di grande vantaggio sia nella compilazione del business plan ma anche per il mio futuro, che partirà da queste solide basi che ho ricevuto. Grazie per questa considerazione. Torniamo qui in studio con Denisco, al quale vogliamo chiedere alcuni aspetti legati ai bandi e alle opportunità che concretamente si possono aprire e spalancare appunto per i giovani e non solo, perché ricordiamo che Start Impresa non è un progetto rivolto esclusivamente ai giovanissimi. Prego. Grazie. Quando al fondatore di LinkedIn hanno chiesto cosa fosse fare imprenditoria, lui descriveva così l'imprenditore: qualcuno che si lancia da un dirupo e mentre sta cadendo costruisce un aereo. Quindi
effettivamente servono degli attrezzi per costruire questa aerea. Uno di questi attrezzi è sicuramente quello delle agevolazioni, ma secondo me non è quello fondamentale. Per una semplice ragione, perché le agevolazioni ormai ce ne sono di tantissimi tipi, per l'imprenditoria femminile, piuttosto dei giovani che restano al sud, ma anche diciamo a carattere più ampio per start-up innovative. Sono di vari tipi, ma bisogna scegliere bene la tipologia di finanziamento. E quindi bisogna sapere non solo che cosa fare, ma anche come farlo, perché questi finanziamenti, molti pensano che siano legati, siano un regalo dato alla bravura dell'imprenditore o anzi dell'inventore che non è ancora imprenditore. In realtà non è così. In realtà sono dei finanziamenti mirati per fare qualcosa. Quindi se il proprio progetto di impresa non è stato costruito correttamente, si rischia effettivamente di appesantire con degli investimenti sbagliati il proprio progetto, che può fallire. Cioè, con una frase si potrebbe dire che non è vero quello che dicevano gli antichi romani, pecunia non olet. In realtà bisogna scegliere bene e verificare come utilizzare il denaro, saper prima cosa fare per poi andare a scegliere questa fonte di finanziamento. Nella sua esperienza di inventore o comunque sia di imprenditore, quali sono stati gli ostacoli più impegnativi? Allora, per la nostra tipologia di attività, dato che lavoriamo spesso con multinazionali, è proprio avere accesso a queste multinazionali, avere credibilità. E questa credibilità non è solo un qualcosa di tecnico, ma bisogna dare, far capire che si è convinti nel realizzare il progetto e si è pronti a superare ogni ostacolo. Questo forse è la cosa più importante da dire a chi è che inizia a fare impresa e soprattutto nel tempo costruirsi un network che non si può costruire subito. Anche questa esperienza di start impresa serve a fare questo. Hanno dei rapporti, iniziano ad avere dei rapporti con degli imprenditori, ma anche tra di loro, e questo può servire un domani a alimentare la propria idea e a sviluppare meglio un progetto. Decisamente. Siamo in chiusura, abbiamo ancora una manciata di secondi, quindi vorrei dare l'opportunità all'ingegner Campana di appunto chiudere con un messaggio per chi ci segue, per chi desidera fare impresa e non trova magari non solo lo spunto ma nemmeno il coraggio, soprattutto in un momento storico così complesso come quello che stiamo attraversando. Prego a lei. Il messaggio secondo me è quello della volontà e della passione. Per fare l'imprenditore ci vogliono queste due cose, poi ci vuole anche un po' di fortuna che non guasta mai. E comunque noi a maggio-giugno lanceremo la 13ª edizione di Start Impresa e vorrei cogliere questa occasione proprio per chiedere a chi ci sta ascoltando o ai parenti di chi ci sta ascoltando, agli amici di chi ci sta ascoltando, di diffondere questa informazione e di far sì che ci sia una partecipazione sempre più ampia e sempre più nutrita di persone. Noi siamo disponibili ad accogliere tutti e a formare tutti quelli che vorranno essere formati da noi. Vogliamo ricordare qual è la modalità di adesione? La modalità è estremamente semplice, basta collegarsi online sul sito di Start Impresa, 13ª edizione, che non è ancora presente ma lo sarà a breve, e semplicemente lasciare il proprio nome e cognome e l'idea che si vuol portare avanti. È una metodologia estremamente semplice che non comporta alcuna complicazione. E un'altra cosa importante da sottolineare, il discorso economico. È un'iniziativa a pagamento questa o gratuita, vogliamo ricordarlo? Assolutamente no, è un'iniziativa totalmente gratuita. Ci siamo anche posti in passato il dilemma se renderla gratuita o a pagamento, e la soluzione, il nostro credo è che deve essere assolutamente gratuita. Quindi abbiamo sentito, le opportunità ci sono, basta coglierle. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione, quindi non posso fare altro che ringraziare i nostri ospiti. Vado in collegamento per salutare Joseph Balerna, grazie per l'intervento. Buonasera a voi.
In studio saluto l'ingegner Paolo Campana, grazie. Buonasera, buonasera. E ancora Regina Nardini. Grazie, buonasera a tutti. Bruno Denisco. Grazie, buonasera. Ringrazio per la regia e le riprese rispettivamente Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.